Cari ragazzi, amici belli, chi era Gigi Simoni? Facile ricordarlo per lo scudetto delle polemiche nel 97, ancora più semplice parlare del suo trionfo al Parco dei Principi contro la Lazio nel 98. Ma chi era Gigi Simoni? Chi era? Me lo chiedo da questa mattina, appresa la notizia, anche e soprattutto per le reazioni. Perché se vai a leggere c'è una parola che accomuna i pensieri di tutti: per bene, una persona pulita, una persona per bene. Credo che poi non ci sia riconoscimento maggiore. Voglio portare le parole di un giocatore che ha avuto la fortuna di essere allenato da Gigi Simoni. E parlo di Javier Zanetti, chi meglio di lui. Simoni, un uomo buono, riservato, che non cerca titoli sui giornali. Un padre di famiglia che a me ricorda Rodolfo e che la vita ha segnato, levandogli prematuramente un figlio, senza cambiargli però la dolce natura di maestro. Ha esperienze, la condivide senza arroganza. Per Ronaldo non ha mai un favoritismo, né lo vezzeggia da star. Gli spiega la posizione, lo indirizza, a noi indica con naturalezza che avere in squadra un fenomeno, e questo era il soprannome di Ronaldo, non deve suscitare invidie, ma come invece dovessimo trovare il modo per servirlo, dargli palloni giocabili e poi il suo talento avrebbe fatto il resto fino al successo. Parlare con Simoni era fantastico. Non credo di averlo mai sentito alzare la voce. In questo monologo c'è un po' tutto. C'è il rapporto che lui aveva con Ronaldo, c'è il rapporto che lui aveva con le persone, c'è il rapporto di paternità che lui nutriva per e con tutti. Gigi Simoni, una persona per bene, una persona che ha scelto il 22 maggio, che ha scelto la data più interista di tutte, non per macchiarla, ma per santificarla. Buon viaggio, Gigi Simoni.